Buongiorno, vi ricordate del problema delle case popolari? 26 milioni di euro buco. Su questa problematica ultimamente ne sto sentendo di cotte e di crude. In primis sentiamo il presidente delle case popolari, Genoni, il quale dice che è un problema di crediti inesigibili, ha un problema di personale, e il personale è sottodimensionato e dovrebbero essere di più, sono di meno. Il problema o sono di più o sono di meno. Il fatto è che in altre occasioni, sto parlando da anni indietro, qualcuno in più c'era, ma per quanto riguarda il lavoro era sempre allo stesso livello. Devo ricordare al presidente Genoni alcune cose, però le faccio in abbinata stavolta. Oltre che al presidente Genoni, le ricordo al vecchio presidente Carlo Sansottera e al suo direttore generale dottor Scalpello, i quali forse si sono dimenticati di dire ai giornali e ai media in generale quello che succedeva quando c'era la loro gestione. Carlo Sansottera, hai detto al presidente Genoni che quando De Bartolo ti chiedeva di fare i famosi controlli serali per sapere nell'effettivo quante persone erano residenti negli immobili delle case popolari, i tuoi dipendenti di allora si sono rifiutati in massa di fare questi controlli, dicendo che non era compito loro, anche se potevano essere assistiti dai vigili urbani? Avevano paura? Paura di che cosa? Se uno fa il proprio lavoro non deve aver paura. Caro Carlo Sansottera, ti sei dimenticato quella famosa riunione che tu facesti nell'interno del comitato del Movimento 5 Stelle quando parlasti di Casa Popolare? Ti ricordi che alla fine, prima del dibattito, De Bartolo ti diede delle carte del codice civile dove diceva testualmente che quando un sottoposto deve prendere ordini dal proprio presidente, si rifiuta, nei confronti di questo sottoposto possono essere presi provvedimenti disciplinari e in casi gravi c'è anche il licenziamento. Perché in quell'occasione non hai preso né licenziamento né provvedimenti disciplinari su questi famosi dipendenti che fanno sciopero sotto la gestione Genoni per difendere l'utenza? L'utenza si difende anche facendo pagare chi non vuole pagare, facendo gli sfratti a quelli che sono da anni e anni che non vi pagano l'affitto e facendo controlli serali, perché se la casa è intestata a una persona singola, spesso e volentieri anziana, con un reddito di una pensione minima, diciamo 450 euro al mese, e poi nell'abitazione ci stanno nipoti, cugini, fratelli e sorelle, e lì se viene portato solo una singola persona, capite che c'è qualcosa che non funziona, perché poi le spese vengono ripartite su tutti gli inquilini residenti in quell'immobile e chi dovrebbe pagare di più non paga di più e in alcuni casi non vi paga neanche l'affitto. Allora, visto e considerato che Genoni dice che questa problematica è da ridistribuire perché manca il personale, io dico, anche quando c'era il personale la problematica continuava a sussistere, perché anche se dovessero esserci 400 dipendenti nell'interno dell'ATC non si lavorerà mai al 1000 per 1000, ci sarà sempre qualcuno che si rifiuterà di svolgere determinate mansioni. Allora, che le deve svolgere De Bartolo quelle mansioni lì? Lo devono svolgere gli inquilini quelle mansioni lì? Noi vi paghiamo per una gestione, non vi paghiamo per stare lì a riscaldare la sedia. Poi premetto un'altra cosa, quella problematica De Bartolo e gli inquilini ve le hanno segnalate migliaia di volte nell'interno dell'ATC, quando c'era Scalpello, con Sassottera,
le riunioni che abbiamo avuto con Sassotra, io personalmente gliel'ho detta a Sassotra: Sassotra, non ti ricordi che in prefettura è consegnato al prefetto Castaldo una lista di 10 abusivi e quei 10 abusivi stanno ancora nelle case, sono passati 2 anni? Che ti metti adesso a discutere sul buco di 26 milioni perché magari c'è qualche scheletro nell'armadio? Sassotra, evita di andare sul giornale, evita di fare comunicati, anche perché sappiamo come hai gestito le case popolari. Io devo fare chapeau all'ultimo direttore generale, l'ultimo direttore generale della gestione Genoni è stato un signore che ha avuto veramente gli attributi. Quando ha scoperto che gli avevano dato da gestire un'azienda con un buco da 26 milioni di euro, quello cosa ha fatto? Ha preso e ha detto: signore, vi ringrazio, arrivederci, perché non voglio andare a finire in galera. Perché la realtà è questa: quel signore lì era un gran signore, era l'unica persona che era stata nominata dalla regione adatta a fare il proprio lavoro, uno che lavorava veramente. Gli altri purtroppo non hanno mai fatto una mazza. Adesso ultimamente vedo Ferrari, dichiarazioni di Ferrari, dichiarazioni di Sozzani, dichiarazioni di Genoni, dichiarazioni di Sassotra, ma l'unica cosa che non vedo, nessuna dichiarazione del segretario generale pro tempore Sunia CGL Camera del Lavoro, signor Armando Valmacchino. Armando, ma che diavolo aspetti a dire la tua? Che ci deve pensare sempre De Bartolo a raccontare come sta la pigna e la fava? Tu sei disponibile solamente a fare le tessere ai poveri cristiani? Perché per fare le tessere sei sempre in prima fila, perché devi difendere la struttura in cui lavori. Ma per difendere la povera gente con un buco del genere, perché non dici la tua? Io non riesco a capire perché non dici la tua. E visto e considerato che non dici la tua, e io non mi voglio prendere querele da te, visto che hai una figlia avvocato e sei a posto legalmente, io ti mando in onda questa mattina alcune dichiarazioni che hanno fatto diverse persone per quanto riguarda la gestione interna del Sunia, per quanto riguarda le case popolari. Quelli chiedono le case popolari e, gente mia, ascoltate cosa viene proposto dal segretario generale del Sunia pro tempore Camera del Lavoro Novara, quelli che mi hanno fatto un articolo chiamandomi con una, per loro è un dispregiativo, per me potrebbe essere una cosa bella, l'innominato. Ma io non sono andato a letto con Lucia Mondella e non sono andato neanche a letto con Armando Valmacchino. L'innominato, signori della CGL, adesso vi manda in onda qualcosa che dovrebbe farvi rabbrividire e dovrebbe farvi anche riflettere sulla gestione Sunia CGL. Vi mando in onda le interviste. Siamo con un amico, anche perché ultimamente ci stanno arrivando strane affermazioni da diverse persone. Allora, signor Sebastiano, mi risulta che tempo addietro nell'ufficio del Sunia il segretario pro tempore Armando Valmacchino le chiedeva una cosa. Mi dica cosa le ha chiesto. È stato un periodo dove ho avuto problemi con la casa di sfratto e mi ha chiesto circa 500 euro per sistemare lo sfratto e farmi rientrare. Però poi io ho fatto da solo e sono riuscito a rientrare facendo una domanda all'ufficio casa. Allora, la domanda sorge spontanea. A che pro il signor Valmacchino chiese al signor Sebastiano 500 euro? Visto che il signor Sebastiano
aveva già lo sfratto consegnato dall'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo. Io so che una volta che il giudice firma, lì non si tampona più, perché l'abitazione deve essere liberata. A chi andavano questi 500 euro? A che pro gliel'ha chiesti? Ve lo diremo quanto prima. Secondo tempo della questione Sunia Armando Valmachino. Anche al nostro amico Roberto è successa la stessa analoga problematica che è successa al signor Sebastiano. Ci spieghi come è andata la problematica della richiesta monetaria nell'interno del Sunia. Lei aveva uno sfratto esecutivo, giusto? Giustamente sono in mora, però d'altronde lavoro sotto la mia moglie, devo dire grazie, se no eravamo in mezzo alla strada. Sono andato dal Sunia, signor Armando, quella persona che c'è lì mi ha chiesto prima 570 euro, poi giustamente io ho detto se non ho già da pagarle, cioè un affitto, da dove le vado a prendere? Poi dico vabbè, cercherò il modo di andarle a prendere, farmele prestare in modo che possiamo accordare la cosa. Invece poi quando ci sono andato la terza o quarta volta che sei stata, mi fece il conto, mi diede un bollettino da compilare con di 1270 euro, roba del genere, mi ha fatto un conto di 1270 euro. Dico, se non ce le posso dare, dico in testa mia come glielo. Infatti mi sono preso il foglio e me ne sono andato, d'altronde, ma questo è tutto qua. Alla domanda che facevo prima, a chi vanno a finire questi soldi? A quanto mi risulta, con uno sfratto esecutivo in corso notificato dall'ufficiale giudiziario, e lo dico per la seconda volta, come fai a prelevare dei soldi da un cristiano che non li ha per fare eliminare lo sfratto? Una volta che il giudice ha firmato, a chi vanno questi soldi? Alla prossima domanda! Che di qua non ci sento. Con il giornale del frigorifero. Siamo sempre col nostro amico, la persona che sta cercando casa da 2 anni e che dorme dietro la stazione. Domanda e rispondi. Facciamo un pochettino come fanno i carabinieri con gli indagati. In questo caso tu non sei indagato, ma purtroppo sei in serie difficoltà. So che avevi preso un contatto con l'ex assessore alle politiche sociali Elien Paloni, la quale ti aveva detto passi dal mio ufficio perché ho bisogno di parlarle. Sì, spiegami com'è andata. Niente, sono andato, mi ha ricevuto tutto quello che mi ha detto che poteva fare a lei, e di presentare un curriculum alla scuola, che non mi viene in mente il nome, sì. La quale l'ho presentato e basta. Ha fatto una telefonata a una cooperativa che non mi ricordo, ma l'ho risentita ancora. Ha detto non so niente, non ho ricevuto nessuna notizia. E sono qua che aspetto ancora. Prossimamente al nostro amico gli faremo un cartello da mettere addosso per girare su Novara con la dicitura ghost, no? Che non è quello del famoso vaso che moriva. Ghost è lui, fantasma, perché pur essendo italiano, pur avendo lavorato fino a poco tempo fa, si trova in queste situazioni, nessuno le aiuta. Nella giornata di non più tardi di lunedì 13 giugno 2016, un giornale di Novara, Corriere di Novara, pubblicava: manca il frigo, protestano i profughi. Cioè, questi che poi dicono che io mi altero e do fuori di melone, questi vengono da noi, ci rompono i coglioni, ci rompono letteralmente i coglioni. Gli manca il frigo, vogliono il televisore digitale, vogliono i vestiti firmati, vogliono mangiare al ristorante, dormono in albergo e gli italiani dormono in macchina dietro la stazione da 24 mesi. Adesso non è che me la prendo più con la vecchia amministrazione, perché ormai si sono decapitati da soli, visto i casini che hanno fatto nell'ambito comunale, che non hanno risolto tanti problemi. E purtroppo per loro
Mi fa piacere averlo sentito direttamente ed espressamente dall'ex sindaco Ballarè, il quale mi diceva sì, sicuramente, me lo diceva domenica sera, sì, sicuramente abbiamo fatto degli errori. Se ne è accorto troppo tardi. Uno degli errori è questo. Cioè, io non è stato solo lui che io ho fatto andare in comune, io ne ho portati tanti degli anni in comune. Attualmente lavoro niente, casa niente. Cioè, qualcuno mi deve ancora spiegare come mai questi cittadini non abbiano un posto per andare a dormire la sera, che non deve essere un dormitorio, che deve essere una casa di civile abitazione. Poi non è che sta chiedendo un lavoro fisso 8 ore al giorno. Questo è, il nostro amico si accontenterebbe anche di un part time, di una borsa lavoro, ma cioè, soluzioni volendo se ne possono trovare. Mi stavi dicendo l'altra volta che un personaggio, e parliamo nome e cognome, bisogna farlo, di Armando Valmacchini, segretario pro tempore del SUNIA, Camera del Lavoro CGL di Novara, il quale cosa ti ha detto in merito alla tua graduatoria? Ripetiamo, a che posto eri? Adesso ultimamente a meglio, nel mese di aprile era al quarto posto. Siamo quasi a fine giugno, sono ancora al quarto posto, per la quale ho parlato lunedì, l'altro ieri. Gli ho detto, ma è possibile? Per la quale mi sono anche detto un po' di parolacce, l'ho detto. Ricordiamo che oggi ne abbiamo 21, ecco, siamo al 21 di giugno. Mi ha detto, non so cosa dirti, è tutto fermo. Ho detto, ma porca puttana, ma è tutto fermo, è possibile che devo sempre stare in una macchina? E tu non puoi fare niente dopo 4 anni che ho fatto una domanda dal 2012, dico bene, novembre 2012, sì. Siamo a giugno, al momento fanno 4 anni a novembre, ma non so cosa dirti. Ricordiamo agli amici che ti ascoltano cosa ti ha detto l'impallone, cosa ti hanno detto gli addetti in via Tornielli, gli addetti al patrimonio per l'emergenza abitativa, che tu eri in graduatoria a quale posto? A 122, se non ben ricordo. Allora, da 122. Questo qua, scusi, gliel'ho ben detto, anche gliel'ho fatto presente all'Armando. Mi fa, ma cosa dicono? È impossibile, mi ha detto. È qui scritto, guarda, ce l'ho qua davanti sul computer. Perché io non lo so, io non capisco niente di computer, lo sapete solo voi cosa combinate. Allora, non più tardi di venerdì scorso, io ho visto il signor Valmacchino all'ingresso delle case popolari in via Boschi. L'ho chiamato, ho chiesto delucidazioni sul nostro amico e lui mi ha confermato che il nostro amico era al terzo quarto posto. Gli ho detto, ma possibilità di dargli un alloggio ce n'è? E dice, ah, ma sai, in questo momento qua non ci sono case da affittare e purtroppo non so cosa fare, adesso vado su e vado a parlare. Allora, no, scusa. Scusa se ti interrompo, perché voglio puntualizzare questa situazione qua. Case da affittare non ce ne sono. Allora, in via Morazzoni ci sono 2 appartamenti che sono stati liberati da occupazione abusiva. In via Calvari a 12/E ci sono 2 appartamenti vuoti. Uno sono 2+servizi, un altro al terzo piano di 3+servizi. In via Casorati è appena stato liberato un appartamento occupato abusivamente. Nelle prossime 2-3 settimane, sempre in via Morazzoni, si libereranno altri appartamenti occupati abusivamente. Domanda. Come fa a dire Valmacchino non ci sono appartamenti? Appartamenti ci sono. Quando si occupa un appartamento abusivo non bisogna darlo a chi protesta che manca il frigorifero. A casa mia la precedenza la si dà a chi sta in Italia da tanto tempo e chi ha fatto la domanda da 4 anni. Lui, purtroppo per lui, non c'ha 20 figli, ma questo non significa che chi ha 20 figli ed è extracomunitario deve passare davanti a lui, perché non esiste. Lui è in mezzo a una strada. Perché a lui non lo mandano alla rotonda Massimo D'Azeglio, all'albergo, anche per lui? Perché non gli danno i vestiti firmati anche a lui? Per
perché non lo fanno mangiare alla mensa di via Tornielli anche a lui? Perché lui deve provvedere ai suoi bisogni cercando e arrabattandosi dalla mattina alla sera e nessuno l'aiuta? Ma dove cazzo viviamo? Ma veramente io mi indigno, e poi non vi lamentate se butto giù la parolaccia, mi indigno perché queste cose qua mi sembra di essere noi italiani gli extracomunitari e non più gli extracomunitari, adesso la nazionalità italiana e i cittadini novaresi sono quelli che arrivano da Lampedusa. Allora, finiamola di raccontarci palle, finiamola e diciamo che chi sta mangiando sopra a quelli che vengono da Lampedusa, che qualcuno provveda quanto prima, se c'è qualche gamola sotto come è successo a Roma, di far scattare le manette e di risolvere in primis il problema dei nostri amici italiani. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere, sempre tornando su Valmacchino, in precedenza circa un mesetto fa, in grandi linee, che mi ha fatto fare una domanda alla TC, sì, però ci volevano 3.000 euro. Ti ha chiesto 3.000 euro? No, ma ha chiesto però qua, ci vorrebbero dalle 1.000 e 1.500 euro. Detto, ma dove cavolo li vado a prendere io? Punto. Lunedì adesso. Ma perché ti ha chiesto 1.500 euro? Per fare metà per uno. In che senso? Ah, non lo so, loro mettono la metà e tu magari lo metti a posto quello che manca e quelle cose lì. Perché saranno case disastrate quei così, soldi. Così ha detto lui. Io non so. Io sto dicendo né più né meno quel che mi ha detto. Lunedì questo, che sono l'ho rivisto ancora con la stessa storia, mi ha detto che ci volevano 3.000 euro, però stavolta mi ha detto che i 3.000 euro li mettevano loro. Ah. Adesso ha cambiato la solfa, non ho capito il perché. Si vede che rimuovati i soldi che ha chiesto, non glielo ho dati, però adesso ha cambiato la solfa, non so come si spiega la storia. Non lo so neanch'io. Chiediamo a Valmacchino quanto prima di fare un comunicato stampa, visto che l'innominato te lo sta chiedendo, di fare un comunicato stampa, visto che quando attacco io qualcuno del comune, la CGL è pronta a fare i comunicati stampa per parare il culo a quelli che un libero cittadino va a denunciare. Allora in questo caso chiediamo alla CGL di risponderci tramite la stampa su questa problematica qua, perché se prima gli chiedeva 1.500 euro, poi alla fine dice che non lo voglio più 1.500 euro, sono 3.000 euro ma te li danno gli altri, fatemi capire, ma se glieli dava prima 1.500 euro, domanda, Armando Valmacchino se li sarebbe presi? In più mi ha detto venerdì viene che vediamo se si può fare qualcosa, non so cosa voglia dire, ma comunque io venerdì ci andrò ancora. Sicuramente, noi non molliamo e chiediamo ancora alla nuova amministrazione della Giunta Canelli di attivarsi affinché queste situazioni abbiano fine. Tra la quale avrei anche piacere, se ci riesco, a fare due chiacchiere con il sindaco. Non te lo prometto, ma ci proviamo, ok? Alla prossima! E qui vi abbiamo mandato i filmati che abbiamo girato. Un'altra problematica che mi sono dimenticato prima di dire era quella: Armando, ma ti ricordi quando io nell'interno del sindacato ti dissi 2 anni fa facciamo un'avvertenza nei confronti dell'ATC perché c'è qualcosa che non funziona con le manutenzioni, c'è qualcosa che non funziona con gli appalti? Armando Valmacchino, guarda che mancano all'appello 2.310.000 euro che la regione ha stanziato e quei laticino fa la manutenzione. Ma perché? Sono dovuto andare io in guardia di finanza e tu sei sempre stato lì seduto. Ti ricordi quando, e ti sto facendo mente locale, quando venne una certa signora dal nome Marinella che disse: ah, l'assistente sociale, la mia assistente sociale mi ha detto di occupare l'alloggio perché nessuno mi manda via. Ti ricordi che lì nell'interno c'erano la bellezza di 4 testimoni? Perché la denuncia l'ho dovuta fare io e tu non l'hai fatta? Armando, tante cose tu sai e non dici. Quello che voglio dire
a tutti i cittadini novaresi. Ma perché il segretario generale pro tempore del SUNIA, CGL, Camera del Lavoro, non fa come fanno tutti gli altri cittadini? Perché non ti attivi? Perché non denunci? Perché se sai tante cose non fai andare a finire in galera quelli che dovrebbero andare a finire in galera veramente? E tu di cose ne sai. Ti ricordi quando abbiamo fatto la manifestazione a Torino, quando un dipendente dell'ATC ti disse, strada facendo, prima di arrivare davanti alla regione Piemonte, ti disse che ATC scaricava degli oneri che dovevano essere pagati da ATC Novara e li scaricava sullo Stato? Tu sei venuto davanti a noi prima del comizio, ho saputo una cosa grave, ti ricordo che eravamo in tanti, che abbiamo sentito questa cosa qua, i nomi non te li dico, ma tu li sai, perché eravamo un bel gruppetto. Ho saputo una cosa, stanno scaricando gli oneri. Quando ti dissi andiamo insieme alla Guardia di Finanza, andiamo a denunciare sta roba, non posso, devo salvaguardare il dipendente, perché se no lo licenziano. Ma per te era importante il dipendente o sono più importanti 10.000 persone che stanno nelle case popolari e si trovano un buco da 26 milioni di euro? Ma che cavolo stai dicendo? Il dipendente si assumeva le proprie responsabilità, gli si parava il sedere un attimino col procuratore della Repubblica e forse si tirava fuori già 2 anni fa il problema del buco. E non dovevamo aspettare queste decisioni del Menga a dire che lo facciamo pagare alla regione, li facciamo pagare agli inquilini. Qua alla fine della storia la cosa più bella sarebbe se Genoni avesse gli attributi come il suo direttore generale che si è dimesso, sarebbe bello che Genoni prendesse i libri, li portasse in tribunale e si dichiara fallimento, dopodiché ci va un commissario, gestisce il tutto e poi Dio vede, Dio provvede, perché costa sta roba qua, i soldi vengono dati dalla regione, copriamo il buco, però le manutenzioni e le case continuano a crollare. Ricordo a chi ci sta ascoltando che sono 4 anni che gli inquilini di via Bonzanini e di via Calvari stanno aspettando il rifacimento di un cappotto e c'è gente che a una gli è crollato il soffitto sul letto, a un'altra ha dovuto dormire nell'ingresso della propria abitazione perché in camera da letto c'è da 1,5 metri in giù acqua che viene giù dalla facciata. Se questo è vivere, ditemi voi come cavolo si fa ad andare avanti. Alla prossima. Che figura di merda.